Ciao a tutti amici del Santa Quad e benvenuti in questo nuovo video recensione. Oggi ho il piacere di presentarvi un range extender della casa Aukey. Parliamo del VF-R7, è un range extender con tecnologia C 750 megabit. Scopritelo in questo nuovo video. Sigla! Amici del Sound Tech World, benvenuti in questo nuovo video dove oggi vi racconto un po' come mi sono trovato con questo prodotto che fa praticamente tutto: range extender, router e access point VF-R7. Un prodotto della casa Aukey, ma andiamo ad analizzare un attimo la confezione di vendita, dove all'interno viene riposto un cavetto Ethernet, una patch da circa una ventina di centimetri, un libricino di istruzioni e un certificato di garanzia che servirà poco perché io l'ho acquistato su Amazon. Andiamo a vedere un attimino il prodotto, che nella parte frontale presenta un tastino di VPS e dei LED che indicano appunto il funzionamento del prodotto, e a sinistra abbiamo la possibilità di spegnerlo e accenderlo, quindi senza scollegarlo dalla presa. Qui di fianco abbiamo le tre modalità di utilizzo: access point, router e repeater, ovvero range extender. E qui invece il forellino di reset, che a prodotto acceso basta tenere premuto per circa una decina di secondi per poter resettare il vostro range extender. Allora, come configurarlo? È molto semplice, basta premere il tasto di range extend, scusate, il tasto di VPS sul vostro modem router e poi successivamente su questo range extender per poter instaurare la configurazione in maniera veramente efficiente. È chiaro che poi dovrete selezionare prima di tutto la modalità di funzionamento tramite il selettore posto nella parte destra del prodotto. Sotto abbiamo ulteriori due porte, una LAN e una WAN. Perché WAN? Perché funge anche in modalità router. Nella configurazione, una volta che voi selezionerete la modalità di funzionamento, è davvero molto semplice, basta accedere alla pagina di configurazione 192.168.10.1 e con credenziali nome utente, password le medesime, admin, si entrerà nella configurazione, che non verrà fatta all'interno della web UI, quindi della pagina di configurazione, ma dovrete prima selezionare chiaramente tramite il selettore posto fisicamente sul prodotto. Poi oltretutto abbiamo anche tre antenne che si possono orientare a 180 gradi o a 90 gradi, e sono antenne che non fanno sicuramente miracoli, ma devo dire che qualcosina in più portano a casa. Sinceramente ho constatato che i range extender TP-Link sono migliori. Ma allora perché comparare questo VF-R7 di Aukey? Sicuramente perché è un prodotto che ha triplice funzione, vi dicevo, range extender AP e quindi access point e router, poi è molto piccolo, quindi lo potete portare con voi in vacanza per esempio, oppure per chi lavora molto e non ha nessun tipo di problema. L'ho provato per circa un mese e vi devo dire che sono rimasto estremamente soddisfatto, anche se non ho grossissime esigenze di estensione wifi nella mia casa, perché è talmente piccola che non avrei necessità di utilizzarlo. L'ho utilizzato invece in ufficio e con particolare successo sono riuscito ad utilizzarlo senza nessun tipo di problema. Il tasto VPS funziona sempre bene, quindi la configurazione tra router e il prodotto appunto con il tasto VPS non ha mai dato problemi. L'ho provato con una decina di modem, quindi devo dire che da questo punto di vista è particolarmente rodato. La modalità access point funziona bene. Una cosa che invece mi ha stupito davvero tanto di questo range extender è la copertura wireless, che è veramente veramente formidabile, perché nonostante il prodotto sia molto piccolo, come potete vedere sta quasi in una mano, devo dire che la copertura wireless è veramente veramente ottima. Copre praticamente una casa di 140 metri quadri e la copre quasi tutta in maniera veramente ottimale, salvo casi particolari dove ci sono delle interferenze maggiori piuttosto che muri troppo spessi. Nel mio ufficio lo copre praticamente tutto senza nessun tipo di problema e soprattutto in maniera molto molto potente, quindi non solo il segnale arriva, ma arriva anche con molti megabit, e quindi potrete avere un throughput sicuramente molto efficiente. Niente, dai, che dire di questo prodotto.
costa circa 25-30 euro su Amazon. Lo consiglio, ripeto, lo consiglio soltanto se avete la necessità di avere un prodotto a triplice funzione tascabile da portare con voi in hotel o chissà, magari anche in vacanza. Per questo video è tutto, io vi ringrazio e niente, al prossimo video, ciao da Alessandro Tech World.